Buona, mi trovo sulla Fipili Firenze Pisa Livorno in direzione Livorno. Sono molto vicino al punto dove l'anno scorso ebbi quel terribile incidente, insomma terribile, diciamo fastidioso, per cui mi si ruppe la frizione e dovetti rinunciare alla mia vacanza al mare. Sono un pochettino teso, quindi diciamo che con una mano sto tenendo la telecamera e con l'altra sto facendo gli scongiuri. In questo modo sto molto rischiando la vita perché guido praticamente con i piedi. E questo che cosa ci insegna? Che a volte nella vita, per evitare un pericolo, ci si mette in un pericolo peggiore. Bene, vi aggiorno dopo. Eccoci sempre più vicini al punto incriminato. Ecco l'uscita di Montopoli da Mons Topolus, ossia il monte dei topi. Non il monte della topa, perché sennò sarebbe Mons Toparum. Io ho studiato latino, sapete? E la prima declinazione è proprio quella della topa. Topa, topa, tope, tope, topam, tope, topa, tope, toparum, topas, topa, tipa, tapas. Infatti questa parola si usa anche oggi in Spagna per identificare appunto l'abitudine di andare a rimorchiare le tope nelle Ramblas. Il topo invece è topus, topi, topo, topum, topi, topo, topini, topinibus, topis, topus, topo, tropos. Perché siamo fermi? Porca puttana, siamo fermi. Ora mi arrestano anche. Vabbè. 30 all'ora, magari. O vai, ci si rimuove un po'. Il discorso di prima cosa ci insegna? Beh, fondamentalmente che studiare latino non serve a un cazzo, però la topa è importante. Maremma sbudellata, cane. O se uno di garba partire con calma la mattina di sabato, non può? No, non può. Oh mio Dio, c'è l'autovelox, mi multeranno, che dite? Boia, oh, si va più veloce sulla Colle Salvetti che sulla Firenze-Pisa-Livorno. Ti rendi conto? Comunque questa volta ce l'ho fatta, non mi sono fermato sulla FPD. E questo che cosa ci insegna? Perché tutto ci insegna qualcosa. Che nella vita c'è sempre una seconda possibilità. Ah, il ghiaccio. Anche troppo, vai. Maremma puttana, sono le 11:15. Ah, comunque via, ci siamo quasi, eh. È che mi è venuta fame. Però mica posso mangiare un panino al Lampredotto e poi tuffarmi nell'acqua gelida, perché la mattina l'acqua è fredda. Ti mi dirai, tu devi fare colazione! Devo fare colazione, l'ho fatta colazione, anche abbondante. Solo che c'ho di nuovo fame. Questo cosa ci insegna? Ci insegna che non si può avere tutto nella vita e anche che tutto prima o poi finisce. Che bellezza. Ah, poi l'aria di mare è troppo più bella. Ciao, ce l'ho fatta, sono arrivato al mare. Come vedete, prova costume. C'è un po' di manigliette, però che vi devo dire, ragazzi? La perversione a tizza, la perfezione a moscia, quindi meglio così. Ciao a tutti, a chi è al mare e chi è in città, e non esitate anche voi a vloggare, a condividere queste esperienze, perché io sono contento quando sento le vostre cazzate, mi tenete compagnia e spero di fare lo stesso con voi. Quindi basta, via, perché il sole mi fa male il capo. Ciao. Ah, come si sta sotto l'ombrellone quando c'è un po' di venticello. Molto bene. Le onde del mare sono come i miei pensieri, indistinguibili l'uno dall'altro. Che cazzo è detto? Ti voglio silenzio! Ho fame! Avete presente quella moda assurda degli youtubers di farsi riprendere mentre assaggiano le cose più schifose? Io mi assaggio ma una spaghettata allo scoglio e lo consiglio a tutti quanti. Ciao ciao! La 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 la
blog.